viaggio della scoperta di Grosseto fuori dalle mura inizia da Porta Nuova. Questa fu abbattuta nel 1866 e poi venne sostituita da una barriera in ghisa e ferro. Oggi, presso i due tagli delle mura, troviamo due inserzioni che ricordano l'apertura della porta nel 1723. Adesso ci troviamo in piazza Fratelli Rosselli. È situato fuori dal centro murario di Grosseto, in limitante area di Porta Nuova. Ormai viene chiamata Piazza della Vasca. Qui si affacciano la scuola Giovanni Pascoli, il palazzo della prefettura, il palazzo delle poste, il palazzo Cosimini e Villa Faniti. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vennero realizzati alcuni tra i villini più importanti del periodo, tra cui Villino Panichi, dall'architetto Lorenzo Porciatti. Fu costruita per la famiglia Panichi e fu il primo edificio realizzato in Piazza Rosselli. Il Palazzo delle Poste fu ideato da Angelo Mazzoni e fu costruito tra il 1929 e il 1932 su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni. La torre si trova al centro dell'edificio e dà un senso di verticalismo sottolineato dalla finestratura che indirizza lo sguardo verso l'orologio. La facciata è rivestita da un bugnato di rapolano. Il resto dell'edificio è in laterizio. Al centro della scalinata vi è un'elegante fontana. Venne inaugurata alla presenza del re Vittorio Emanuele III il 13 novembre del 1932. Sul portale d'ingresso vi è un gruppo scultoreo raffigurante un uomo muscoloso che trattiene un cavallo imbizzarrito, la Maremma domata, realizzata da Napoleone Martinuzzi. Il palazzo, giudicato un ardito tentativo di arte del tempo fascista, è celebrato per la ricchezza dei marmi pregiati utilizzati. Casa del Fascio. Edificio che risulta dalla fusione tra la Casa del Fascio ed il Palazzo delle Corporazioni. Nel 1925 il comune concesse il terreno ed il progetto fu affidato all'ingegnere Renato Della Rocca. Fu inaugurato nel 1927. Non era prevista la torre e riproponeva uno stile toscano tradizionale. Nel 1929 fu costruito accanto il Palazzo delle Corporazioni. La Torre Littoria, con balcone ad aquila, fu costruita 10 anni più tardi, nel 1939. L'edificio polifunzionale sorge su un'area dove esisteva una costruzione in stile classico, che ospitava un'officina e spazi espositivi per macchine agricole, Palazzo Cosimini. Questo edificio fu progettato dall'architetto Ludovico Quaroni e realizzato nel 1971. Si compone di due corpi rettilinei, lungo via Bonghi e viale Matteotti. Il piano terra è un portico galleria per attività commerciali e vi è un secondo e un terzo piano. E rampe ad accesso per una piazza sopraelevata. Le torri cilindriche sono i supporti principali della struttura. Gli infissi sono in metallo e con cristalli atermici di colore scuro. Tutta la struttura è in cemento armato. Il nostro viaggio si conclude qua, nella piazza del Palazzo Cosimini. Tra tutti i luoghi che abbiamo visitato, questo è quello meno valorizzato, in quanto sarebbe dovuto diventare uno spazio comune di socialità.